Una quindicina di ragazzi da ogni parte d'Italia a scuola di legalità nella tenuta confiscata alla mafia più grande del centro-nord. Si è concluso il campo della legalità organizzato da Arci a Suvignano, la tenuta senese confiscata nel 2007 a un imprenditore palermitano vicino a Provenzano e da alcuni mesi affidata in gestione alla regione, che ne vuole fare un simbolo e un laboratorio permanente. Per noi Suvignano dovrà diventare il luogo simbolo della lotta alla criminalità organizzata, alle mafie della Toscana e il luogo della legalità. Porteremo anche quelle che sono le nostre documentazioni sulle stragi di mafia, sull'importanza che hanno avuto i magistrati toscani nella lotta alla mafia. Il campo della legalità, conclusosi a Suvignano, è stato il primo organizzato in Toscana, dopo quelli che da tempo si svolgono in Sicilia e Calabria, sulle terre confiscate a mafia e 'ndrangheta, sostenuti in tutti questi anni anche dalla regione, a cui hanno partecipato numerosi ragazzi toscani. Di solito i nostri campi della legalità si svolgono al sud o nelle terre un po' più, fra virgolette, famose per questo. E farlo in Toscana, che è una terra notoriamente, diciamo, non conosciuta per questo, invece far conoscere che uno dei beni, il più grande mi pare per estensione nel centro-nord, confiscati alle mafie proprio qui in questo luogo, ha avuto un valore enorme.